3, 2, 1. Anyway, here we are, ready for today's Chair Yoga session. Buongiorno, good morning. So, today's session, we are working on loosening up all the tension in our shoulders and all the tension in our necks. And we're also going to have some surprises. Buongiorno, allora oggi ci sciogliamo delle tensioni nelle spalle, sciogliamo tensione nel collo e ci saranno anche delle belle sorprese. Bene, allora iniziamo. So let's start. Troviamo prima i nostri piedi, piantati bene in terra, ripassiamo un po' i principi. So let's go over the principles to start with. So let's put our feet nice and positioned on the floor, comfortable, and the spine, the back quite straight, la colonna dritta, il mento un po' leggermente ritratto, so the chin slightly in, and really tall. And this already releases some tension in our shoulders. Questo già rilassa un po'. Tensione nelle spalle, questo movimento di colonna che va verso l'alto. So already this movement of the spine going upwards relaxes and releases the shoulders down. So also feel the jaw relaxing. Sentiamo anche la mascella che si rilassa. E qui lasciamo che il respiro può esprimersi da solo. So here we just allow our breath to express itself on its own. Perhaps we can just even close our eyes a second and just really dive into the beautiful juiciness of our breath. Facciamo un tuffo nella succosità, nella goduria del respiro. Quindi respiriamo come se fosse una cosa meravigliosa, che lo è. Very good. So now, I'm just going to think of three things that we're grateful for today. Pensiamo solo a tre cose su cui siamo grati oggi. A volte ci mette in difficoltà questa cosa, però pensate a tre cose. Sono grato di avere una casa con un tetto, sono grato di avere cibo, sono grato di vivere. So, potrebbe essere quello che vuoi, potrebbe essere che sono grato che è arrivata una bella notizia, sono grato alla primavera, sono grato che c'è il sole, sono grato che piove. Tre cose. So three things to be grateful for, which could be I've got a house, you know, like a roof over my head. It could be that I've got food in my fridge. It could be that I'm healthy. It could be that I had a great piece of news today, or it could be I've understood something. Or it could be, you know, I've learned something new, or it could be that I've just done something that I've been putting off for a long time and I feel grateful that I've actually done it. Loads of things. So three things. Pensiamoli. Ok. Io sono stato cresciuto in una famiglia d'ate, i miei genitori, i miei nonni, e quindi sono stato cresciuto come libero pensatore. I grew up in an atheist house, my parents, my grandparents, so I've really become like a free thinker in this way. And è quello che vi volevo dire. Sì, è questo, il potere del preghiere. Il preghiere più semplice in assoluto è grazie. Quindi sentire proprio grazie. Questo già ci attiva una vibrazione che va oltre di noi. So,
Like, yeah, so praying, you know, it's always been a bit of a. But, you know, it's like just setting an intention with your heart in there as well. Anyway, the simplest prayer in absolute is thank you. So, like, just really thank you. This real feeling of thank you. E finché non siamo veramente grati, siamo sempre un po' lottando con la vita, siamo sempre che non va bene come stanno le cose. No, so until we really embrace this gratefulness, gratitude, we're always like fighting a little bit, you know? And this, obviously, we feel it in our shoulders and our neck. E questo si risente nel collo, nelle spalle. Quindi sentire come questa grazie, feeling how this thank you already just like releases tension in our shoulders and our arms, okay? Nice big breath with the arms. Se mi state chiedendo come mai stai dentro Anthony oggi, so if you're asking yourself, Anthony, how is it that we're inside today? C'è un po' di allergia al polline, c'è molto polline in questi giorni. So I've got a bit of hay fever and there's really a lot of pollen out there today. So yeah, this is why I'm inside. È per questo che sono dentro. Allora, lavoriamo allora sul collo. Allora, prima facciamo semplicemente su e giù le spalle. So let's just raise and lower our shoulders. And we need to get out of like a hard fighting model in more soft and vulnerable to really loosen up our shoulders. Dobbiamo uscire fuori questo modello un po' di maschio duro, anche se siamo una femmina, una donna, e entrare un pochettino di più nella vulnerabilità per sentire bene che si scioglie tutta questa zona qui. Ok, rotazione. Facciamo un lavoro fatto molto bene per le spalle, il collo oggi. Non so come stanno le vostre spalle e il collo, ma staranno meglio dopo anche tutti i nostri rumori e tutto. So I don't know how your shoulders and your neck is, but they will be much better after this session of today. We're going to do some new exercises and some new concepts. Facciamo qualche esercizio nuovo, qualche concetto nuovo anche. Vediamo, c'è una bella sorpresa verso la fine oggi. Lovely surprise towards the end today. Okay, so stop, second. So feel how this already starts to feel it loosening. Sentire come già questa si inizia a sentire sciogliere le spalle, sentire come questa grazia nel cuore aumenta ancora. Feeling how this thank you, this gratitude in our heart is getting bigger. Okay, so now we're just gonna put a hand to one side and just very gently, that's it. Molto dolcemente tiriamo le dita e contrapposizione il collo e qui si sente bene dentro, eh? Non troppo, respirare, so breathing. Ok, and the other side. Hands behind our head, opening the shoulders. Non troppo indietro la testa, so don't go too far back with the head. Opening the elbows sort of like reaching outwards.
the head, right and left, very softly. Testa e destra, sinistra molto dolcemente, come se girasse un perno proprio. Trovate questa. Sentirlo molto oliato, so really feeling really oiled, really well oiled. Forwards and backwards, very gently. Dolcemente, non andare troppo indietro. Please don't go too far behind, back with your head. Ah, oh, brilliant. Sideways, ear to the shoulder. Lateralmente, orecchio verso le spalle. A volte dà fastidio un po' il collo, quindi fate molto piano, eh? So, sometimes it's a bit... can be a bit uncomfortable. So really take it really easy. And feel how... very gently loosening, hm? Sentire come piano piano si scioglie tutto, quindi adesso... Poggiamo una mano qui, solo qui, senza massaggiarlo, su, proprio bene sul muscolo. So just gonna place our hand here, just really on the muscle, without massaging it, not yet anyway. Okay, this arm, the other arm is really relaxed down, rilassate l'altro braccio giù. Ok. And... put your hand in the right, in like not too far down, more towards the neck. Mette la mano più verso il collo, però sempre sul trapezio, su questo muscolo qua. E cerca di salire e scendere col braccio, sentendo il muscolo come lavora. So feeling how the muscle works, go up and down with the arm. The hand actually helps us to get more in contact with the muscle. Okay. Brush you a second. Wow, feel how it's like deflated this side. Hmm? Sentire come è sgonfiato questo lato rispetto all'altro. Hmm? Okay. So put a hand on the other side. For a moment, just hold it there and breathe. Tenerlo a respirare. Questo braccio rilassatissimo giù. Okay. So, salire e scendere col. Salire e scendere la spalla. La mano si adatta un po' per trovare lo spazio, se no si rimane pinzato, no? Ma ecco. So we just need to find the right place to put the hand on. So up. And then down. And then it really releases everything down. Again, up, su. E quando giù. Rilassa, rilascia tutto giù. Ok. Oh. So now we're just gonna use the whole back and this will loosen up everything. Hmm? Sciogliamo tutta la colonna e questa scioglierà tutto poi, ok? Quindi facciamo espirare giù, inspirare su. Breathing in. Not, don't go too far back with the head, just open the chest. Apri il petto, non andare troppo indietro con la testa. Espirare giù. Sentire, l'enfasi deve essere proprio sull'ascoltarsi. So we really need to feel what we're doing. Don't go in automatic, please. Non andare in automatico. Sentire il corpo, trovare le linee di più agio. So really finding like the easy ways, easy in ease. Find ease in the movement.
I'm breathing up and growing, I'm breathing out and coming down. Inspirare, crescere, aprire, espirare, rotondare la schiena, sentire. Inspirare su, espirare giù. Sentiamo gli effetti un secondo. Mentre un po' ritratto sul cavernino del cino, le obe. Brilliant. Now, cross our fingers, intrecciamo le dita e andiamo su, su. Espirare. Inspirare. Breathe it up and breathe out down. If this is too painful for your fingers, se fa male alle vostre dita, mettete le mani anche una sopra l'altra così. If it's too much for your fingers to keep them crossed like this, just put one on top of the other. Breathing up and then down. Up and down. Up. Down. And again. Ora so, you breathe in, breathe out, in, breathe out, inspirare, espirare. Inspirare, sentire questa palla di energia qua, feeling this ball of energy here, espirare. Ok, giù le braccia un momento, sentire un secondo gli effetti, just listening to the effects a moment. Ok, great, benissimo, facciamo i pugni così. Yeah. It's like bow and arrow, right? L'arciere. E facciamo leggermente in su, ecco. Inspirare, espirare, il contrario, so it's the other way around again, so you're breathing in, espirare. Let's go back to the ball. Brilliant. Going to have a rest down now. Riposiamoci giù e respirare in tutta la schiena, sentire proprio che lasciamo le spalle, rilassiamo le spalle, testa, il collo. So really relaxing the shoulders and the neck and the head down. E respirare profondamente, so breathing deeply.
Vediamo a metà. It's coming back halfway up. And coming up again. And again, feel our feet on the floor. Sentire i nuovi piedi per terra. Collo lungo. Se ci gira la testa, dura poco. So we're feeling our feet on the floor. Chin slightly in. Long, our back is long, and if our head is a bit dizzy, it will go very quickly. So if we feel our shoulders are up, release them. Se sentiamo che le spalle sono su, rilasciamoli, rilassiamoli. Ah, molto bene. Ok, anche questo qui proviamo oggi. Stendiamo una gamba davanti a noi e ecco così. Quindi una piccolissima torsione, ma niente di che. So it's a very small twist, but not really much. Breathing, respiriamo. Ok, brilliant. The other side. So feet, and we just bring a leg straight forward. Portiamo la gamba dritto avanti, piede a martello. E così, magari è così, così. Ok, tornare. Yeah, good this one, I like it. So now do our warrior position on the chair warrior. Gambe dietro lungo, possibilmente, quello davanti a 90 gradi. Qualcuno di voi avrà una certa antipatia per questa posizione, sicuramente. Perché magari non avete trovato la posizione ancora, però deve essere, se è troppo avere la gamba dietro disteso, rilassatelo un po'. So maybe some of you really don't like this position. And perhaps it's just because you haven't found the comfortable comfort in it yet. But if it's uncomfortable, just release the back leg a tiny bit. Yeah? Okay. So we're just going to look forward. Guardiamo avanti. Il momento di sentire il petto bello aperto. So we're just going to look forward and feeling our chest nice and open. Okay, now, like this, yeah. Se troppo il braccio su, tenete il braccio così, guardate in alto. So, if it's too much to have your arm in the air, put it on your hip, and just very gently look upwards. And this is also working on the neck and the shoulders. Questo anche scioglie il testo del collo. Ok, tornare. E tutte e due le braccia su. Both arms in the air. And down. And relax this leg. Come to center. Torniamo al centro. Benissimo! So what we're doing, quello che stiamo facendo, è non solo isolare le spalle e il collo di tutto il resto, però poi integrare questa parte con tutto il resto del corpo. Allora funziona come un insieme. So when we integrate our shoulders and our necks with the rest of the body, then we become more, it becomes more integrated, more efficient. So the other side, l'altro lato. Ok, girare un po' in avanti, aprire il petto, so open the chest. Ok, great.
O like this, o like this. O così, o così. Avanti, braccia su, facing forward again, arms in the air. So feel the connection, the arms and the shoulders and the body. Sentire la connessione con le braccia, le spalle, il corpo. Benissimo, tornare. Very gentle twist, torsione di lato. Anche qui sentire che le spalle sono giù. So even here in this twist, feel the shoulders going down and that you can feel it sort of like pulling and we're relaxing and releasing and breathing into our necks and our shoulders. Respiriamo nel collo, delle spalle dove sentiamo che tira. L'altra parte. E di nuovo giù, rilassare tutto giù. So down again, relax, really relax, relax, relax. Ok, coming back up again, piano piano, molto piano. Allora, come vi sentite? Massaggiamo un po' il petto, so just gonna massage our chest a second. The shoulders, massaggiamo le spalle, braccio, l'altra parte, the other side. Gonna make like a strong position now, like a strong man, Hanuman. Hold it. Hold it. Feel strong. Sentiamoci forti in questa posizione. Forti. Ok, rilassare, rilassare. La sorpresa. Abbiamo la sorpresa alla fine. So what the surprise at the end today. So we watched this film yesterday called Soul. Abbiamo visto questo film ieri, Soul, Pixar, Disney. And great film. Un film molto molto carino. Quello che esci fuori e questa che mi ha colpito anche tutto questo progetto del Playful Life è proprio questo punto qui di interagire
in modo giocoso con le cose, apprezzandole nelle loro piccolezze. Adesso mi spiego meglio. So, what was really cool about this film, I liked it, but goes with all this Playful Life project, is this thing about appreciating small things, interacting with them and having fun. Veramente apprezzare le cose, no? Perdersi nella musica, perdersi in sentire il vento che ci soffia, e tutte queste cose piccole, no? Anche, non so, anche godere quello che mangiamo con grande gusto. So, you know, like just like really enjoying things and enjoying eating things and just really just like really enjoying life every day, Di godere la vita ogni giorno. E insieme alla gratitudine, questo è veramente uno strumento molto potente anche per rilassare le spalle e il collo. So, these are really powerful instruments even to relax the shoulders and the neck, to really interact and appreciate and enjoy, and we really need to move our focus from the things that don't work to the things that do work. Dobbiamo spostare la nostra attenzione dalle cose che non vanno alle cose che vanno. Dobbiamo fare questo sforzo. È molto difficile di fare questo, però dobbiamo farlo perché sennò alimenta sempre le cose che non vanno. Dobbiamo fare. Ok, vado da questa all'apprezzamento. Bello! Fantastico! Ah. Bene, strofiniamo le mani insieme. Allora, sto continuando, con il libro, col Chair Yoga, il libro sul Chair Yoga. Faccio parte anche di un gruppo di scrittori ora, ognuno sta lavorando sul suo progetto, questa mi darà lo slancio necessario di fare almeno la prima bozza. So I'm working on this chair yoga book and I've talked about it before. Now I'm working with a group of writers in a writing group and should come out with like a good first draft in this month. Dovrebbe uscire una prima buona bozza in questo mese. Quindi sono contento. Bene. E voi, chi vuole, potete vederlo in anteprima, prima però lo scrivo in inglese. So, I will write in English first, and whoever would like to can have a look at it too and talk about it. Poi il sabato 22 maggio facciamo una giornata, sono molto contento di fare una cosa che è insieme a persone dal vivo, in un posto veramente molto bello, è anche una prova per vedere come funziona ora. Dopo tutto questo periodo che stiamo dentro, mi piacerebbe fare anche qualcosa di 2 o 3 giorni. Vediamo un po'. Sempre su questo tema, poi, infine, di trasformare, di migliorarsi, di vedere le cose da un punto di vista più funzionali. Le cose che stiamo dicendo sempre in queste lezioni, però insieme hanno un'altra valenza, un'altra forza. Quindi tutto qui. Vi auguro una buonissima giornata. Spero che vi sentite meravigliosamente in forma stamattina. Un aspetto. Sì, scrivetemi anche gli aspetti che vorresti che vado più in profondità in questo libro che sto scrivendo sul Chair Yoga, no? Non solo le cose tecniche, ma anche le idee, i concetti. Una cosa che andrò a scrivere sicuramente sarà l'aspetto di come anche fare una pratica da soli, come fare, perché la reale potenza da yoga è quando uno la fa tutti i giorni, o almeno regolarmente. Quindi come avere la motivazione. Bisogna capire come fare questo, però si può fare. Anche voi lo potete fare. So, I just said like really so much stuff now in English. in Italian rather. So I was just saying about this
date we're having together on the 22nd of May, and that I'm writing this chair yoga book, and it's going to be amazing. Can I just really, really short you there? So, yeah, see you again next Monday. Might be indoors, might be outdoors, forse dentro, forse fuori, chi lo può sapere. Grazie per scrivere un commento qui, che la porta, non, porta a più visibilità, così più persone possono godersi di questa pratica che facciamo la mattina. Tutto qui, quindi om, 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 ciao.